Non regina, io non disturbarlo. avevo 36 anni, ero in collegio. Perciò quando mi sono sposata, la famiglia di Albano, la mamma di Albano e il suo papà sono stati come dei genitori per me, vivevamo nella stessa casa per 30 anni e quindi è diventata lei come una mamma per me, una mamma presente, no? Dice, questo ha detto Romina Power, mentre Albano parla di un rapporto un po' diverso lì in casa, vedo le case che lui esce dietro di me. Allora, sentiamo Albano che cosa dice, l'abbiamo intervistato anche noi. Gianluca Mi è caduto giù un coso davanti. Quanti anni ha mamma Yolanda? Ne ha 95 e grazie a Dio ancora autosufficiente, è la regina della cucina. Tu ti sei definito un figlio ribelle, perché? Beh, con una madre ribelle devo essere ribelle anch'io. Ribelle nel senso che non mi accontentavo delle cose che mi imponevano, non le volevo. Io dovevo fare cose che sentivo. Mia madre voleva uno studente, anzi un professionista in casa. Mio padre invece voleva braccia per l'agricoltura. E io con queste due realtà ho scelto la mia realtà. Mi hanno insegnato l'unità, il decisionismo, avere le idee chiare, non sottomettersi mai, ma capire i momenti e affrontarli per quelli che vanno affrontati, sia gli ottimi momenti, sia i momenti Ma di invece grande erano tristezza. l'intanto. Poi uscirà anche un album live che hai realizzato con Romina. Sì, questo è bellissimo. Abbiamo preso le migliori No, non interpretazioni dice in più, eh. questi 3 anni Sai di gira perché che ho fatto in giro per l'Italia. Devo il gioco dire che è scivola, invece emozionante. col nervo lì Chissà da questa mi si reunion ferma subito professionale nella con terra. Romina. Da quando è scoppiata la pace, erano tutti quanti in pace, tutti in Stupido. perfetta armonia, sia i figli che ho avuto da Romina che i figli che ho avuto da Loredana. Ma perché ti vuoi ritirare? Ti rispondo con una realtà pazzesca, Ti ragazzi. sta Quando dietro di dicevi lui, del qualcuno destino, sentire l'odore? per È esempio, ho tartufo, ce affrontato un l'avevi lì tumore dietro. della prostata, me ne sono uscito Poi. bene. Poi è arrivato un infarto, grazie a Dio me ne sono uscito bene, poi è arrivato anche l'ischemia, grazie a Dio me ne sono uscito bene, ma che devo arrivare con il certificato di morte, no? Mi fermo perché l'intelligenza, la sensibilità mi dice che è Traforato la giusto anche neve. dedicare un po' di...